Il nostro cagnolino sta facendo proprio casino. Eh sì, sta andando avanti e indietro, avanti e indietro, sul divano, sul letto, dappertutto. Oh, vuole sempre giocare con questo gioco, ma io voglio solo dormire. Piantala. Hunt, cosa fai? Non puoi dormire sul divano. Prima di tutto una doccia e poi si va a dormire. Siamo appena venuti dalla piscina. Il nostro cagnolino vuole sempre giocare. Oh no, è tremendo. Guarda, gli lancio il gioco qui. Ed è qui. Con una forza strabiliante. Ma dobbiamo dormire sul letto, non puoi dormire sul divano. Vinci. Ti lancio il giochino di Hop addosso. Diavoletti, non ce la faccio più a giocare con il nostro cagnolino. Anch'io, ma adesso andiamo a farci una doccia e poi ci mettiamo a dormire. Ok, andiamo a farci la doccia. Ok. Diavoletti, prima di fare la doccia, vogliamo dirvi di iscrivervi al nostro canale, mettere mi piace e commentare sotto questo video. Perché? Perché? Ora noi stiamo leggendo tutti i vostri commenti e sceglieremo qualcuno. Adesso abbiamo scelto PJ. E metteremo PJ come sfondo. Ed ecco lo sfondo del nostro cellulare, guardate! C'è proprio questo commento. E se volete essere messi anche voi come sfondo del nostro cellulare, esatto, iscrivetevi al nostro canale, iscrivetevi, noi controlleremo fra gli iscritti. Controlleremo anche tutti i commenti. Ok, Vinci, basta. Ok, ma prima di andare a farci la doccia, voglio far vedere cosa abbiamo sul nostro letto. Guardate, un mega cerchio rosso, è molto carino. Vinci? Andiamo a farci la doccia, dai. Che c'è? Non ti piace? È davvero bellissimo, è particolarissimo. Mi piacciono tantissimo queste cose. Perché non sei emozionato quanto me? Vinci, il nostro cagnolino sta correndo avanti e indietro e vuole giocare. Vuole giocare sempre. Oh no. Vuole sempre giocare. Oh no, sempre, ogni ora. Ma chi è che sta bussando alla porta, diavole? Vinci, ma noi siamo in vacanza e noi non conosciamo nessuno in questo posto. Chi è che sta bussando alla porta? Ma di sicuro sarà qualcuno che vorrà informarci di qualcosa, quindi è importante, apriamo. Non credi? Diavoletti, sentite? C'è proprio qualcuno che sta bussando alla nostra porta. Chi è che sta bussando, diavoletti? Secondo voi dobbiamo aprire quella porta? Sta continuando a bussare e il nostro cagnolino sta avendo paura. Ok, adesso basta. No, calmati. Che c'è? Di sicuro non sarà nessuno. Qualcuno che vuole... Oh, non piangere così. Qualcuno che vorrà dirci qualcosa. Adesso andrò ad aprire. Vinci, che c'è? Fatti fare compagnia dal nostro cagnolino. Vai, Hop, vai in braccio a Vinci. Ok, Hop, adesso andremo ad aprire questa porta, chi vuoi che sia. Vinci, fa attenzione. Tanto, non mettermi ansia, vieni anche tu. Hop, cosa dici? Apriamo questa porta. Ok, hai detto di sì. Tu hai l'olfatto, quindi stai sentendo che qui fuori non c'è nessuno. Ok, Vinci, apriamo tutti e tre insieme. Che ansia, chissà chi è. Vinci, chiudiamo questa porta. Cagne. Cosa Vinci? Vuoi? Cagne. Oh no. Oh no, ha preso il nostro cagnolino. Ladro, vieni qui. Da dove scappa? Ha preso il nostro cagnolino. Vinci. Oh no. Ma dove sta scappando quel ladro? Hanno rapito il nostro cagnolino in vacanza? Hanno proprio rapito il nostro cagnolino. Non è da nessuna parte. No. Il ladro? Non è da nessuna parte. Forse da quest'altro lato, vieni. No, non nessun ladro qui. Non c'è con il nostro cagnolino. Dove è scappato? Oh, diavoletti, sto camminando anche con i piedi a terra. Oh no, non ci posso credere. Non ci posso credere. Dov'è il nostro cagnolino? Come ci ha fatto a trovare quel ladro? Non lo so. Quel ladro? Chi è quel ladro? È stato terribile. Adesso dov'è il nostro cagnolino? Vinci, mi manca molto. Adesso come facciamo a trovare il nostro cagnolino? Non lo so, quel ladro. Dove è finito? Quel ladro, mi sentite? Se volete salvare il vostro cagnolino, cosa? Dovete riuscire a completare 50 disegni. Se volete salvare il vostro cagnolino, dovete riuscire a completare 50 disegni.
Cosa? 50? Andate a controllare sul telefono prima che sia troppo tardi. Andate a controllare sul telefono? Cosa c'è? Vinci? Diavoletti? Vinci? Diavoletti? Vinci? Cosa c'è sul telefono? Dobbiamo completare 50 disegni? Ci riusciremo a completare 50 disegni? No, aspetta un minuto, dobbiamo disegnare la parte che manca? Sì, dobbiamo disegnare la parte che manca in ogni disegno! Ok, qui manca un piede della sedia? Sì, ecco fatto! Andiamo avanti? Diavoletti, se riusciremo a completare 50 disegni, il ladro ci ridarà il nostro cagnolino. Ed è quello che dobbiamo fare, sbrighiamoci. Dobbiamo salvare il nostro cagnolino. Eh sì, un ladro ha proprio rapito il nostro cagnolino, è stato terribile. Diavoletti, restate con noi perché non sappiamo se riusciremo a salvare il nostro cagnolino. Dobbiamo completare 50 disegni, ok? Diavoletti, fateci compagnia. E se noi non sappiamo qualcosa, voi ci aiuterete? Aiutateci. Ok. Manca un cerchio della ciambella. Andiamo avanti, siamo al livello 3. Diavoletti, cosa manca? Sì, mancava proprio il piede del peluche. Ok, andiamo avanti. Diavoletti, siamo al livello 4. Dobbiamo salvare il nostro cagnolino, no? Ok. Ecco fatto, era facile. Ok, qui che manca? Non lo so, Vinci, cosa manca qui? Questa persona cosa sta facendo? Sta saltando? Forse manca soltanto un'asticella? No, un'asticella, Vinci. Aspettate un attimo, fatemi pensare molto bene. Sì, Diavoletti? Manca proprio un'asticella lì. No, no, manca il trampolino. Hai visto? Ok, questo non è proprio un trampolino, ma ci sei andato molto vicino. Sì, io pensavo stesse saltando, ma invece si sta allenando. Ok. Andiamo avanti. Ok. Già mi inizia a mancare il nostro cagnolino. Anche a me manca tantissimo, ma adesso superando questi 50 livelli ritornerà indietro, tranquillo. Quindi dobbiamo solo completare questi livelli. È molto semplice, anche se in realtà è molto difficile. Vinci, ma non riusciremo a fare questi 50 livelli? Dobbiamo riuscirci, che siano impossibili oppure no. Diavoletti? C'è un prato e qui... C'è l'inizio di una torre. Una torre? La Torre Eiffel! Lo stavo per dire io! L'ho detto prima io. Lo stavo per dire io. Bla 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 bla. Ok. Ecco fatto! Avevi ragione, era proprio la Torre Eiffel. Tanto siamo solamente al sesto livello, dobbiamo sbrigarci più di quanto tu creda. Altrimenti il nostro cagnolino resterà per sempre con quel ladro e no! Questo non lo accetto. Ok, vai subito avanti. Diavoletti, da ora in poi io e Vinci faremo una sfida. Chi indovina più disegni vince. Mi stai sfidando, ma di sicuro sarò io ad indovinare più disegni di te. No, indovinerò io più disegni. Vedremo. Diavoletti, adesso indovino io questo disegno. Manca... A questo zombie manca la testa. Sì, mancava proprio il cervello. Non hai indovinato, non mancava la testa, mancava solo il cervello. Un punto per me. Ok, Diavoletti. Mancano le salse. Chi ti ha detto di parlare? Mancano le salse, la maionese e il ketchup. Esatto. Ok. No. Mancavano proprio le salse. Ok, siamo 1-1. Ok. Oh, Diavoletti, cosa manca qui? Cosa manca qui? Una tavola da surf. Mi sto arrabbiando. Non mordermi. Ma io non mordo. Ok, ma adesso disegna quella tavola da surf e zitto. Perché parli prima? Adesso parlerò prima io e vincerò questa sfida. Una mano ferita, quindi quello che manca è... Quello che manca è un cerotto, un cerotto. Cosa stavo per dirlo io? Vediamo, Diavoletti. Sì, mancava proprio il cerotto. Lo sapevo. No, non lo sapevi, l'ho detto prima io. Sì, lo stavo per dire. L'ho detto prima io. Manca la pallina interna dell'avocado. Cosa ha detto? Ho indovinato.
Vinci, come hai fatto ad indovinare? È la noce interna dell'avocado, lo sapevo. Ma tu stavi per dormire, quindi siamo 3-2. Io sto perdendo. E io sono in vantaggio? Io sono a 2 e tu a 3? Esatto. Ok, diavoletti, questa volta vincerò io. Diavoletti, cosa manca? Io so cosa manca, io so cosa manca. Manca un termometro. No, non manca un termometro. Cosa? Questa persona ha proprio la febbre, spostati. Questa persona ha la febbre, devi assolutamente misurare la sua temperatura. No, manca la coperta. Vedi? Questa persona aveva freddo. Pensavo avesse la febbre. Siamo 3-3. Ma adesso ti supererò, andiamo subito avanti. No, non mi supererai mai. Ok, siamo al livello 13. Vinci, ricordati che dobbiamo arrivare a livello 50 per salvare il nostro cagnolino. Cosa manca, diavoletti? Forse quel dente dovrebbe riaddrizzarsi in questo modo? No, Vinci, stai sbagliando. Come no? Secondo me ci vuole un apparecchio. Ho indovinato? Ci vuole proprio un apparecchio. Ho detto la stessa identica cosa, solo che non ho pensato all'apparecchio. Ti ho superato, ti ho superato, ti ho superato. Non festeggiare troppo. Siamo 4-3. Lo so, siamo ma... 4-3. Io sono a 4 e tu a 3. Non per molto. Ok. Diavoletti, cosa manca qui? Lo so. Cosa manca? Una tazzina di caffè. Una tazzina di caffè? Ma... La disegno io. Mancava proprio una tazzina di caffè. Siamo 4-4. Siamo in pareggio. Siamo in pareggio? Eh sì. Oh no. Devo recuperare subito. Ok. Cosa manca ora? Adesso lo indovino io. Indovinerò io cosa manca. Cosa manca? Perché io sul serio non lo so. Manca. Guarda, manca proprio la fiamma. Adesso siamo 5-4. Okay. Che c'è? Non parli? Certo, ti raggiungerò subito. Ti brucia la sconfitta. Ok, cosa manca, diavoletti? Qui c'è una palla. Il filo che collega la pallina all'albero di Natale. Cosa? Mancava il filo? Sì, cosa c'è? Ti stai mettendo paura. Siamo 5-5 in pareggio. Ancora una volta. Ok, devo recuperare. No, ti supererò. Diavoletti, siamo al livello 19. Dobbiamo arrivare al livello 50. E il nostro cagnolino ritornerà da noi. Ok, dobbiamo sbrigarci, dai. Infatti. Dobbiamo sbrigarci, rivoglio il nostro cagnolino qui. Questo lupo è triste perché non c'è la luna piena. Cosa? Adesso questo lupacchiotto sta proprio ululando. Quindi adesso siamo a... 6-5, ti ho superato. Oh no. Devo superarti. Questa volta manca proprio il braccio del biscottino. Lo sapevo io, l'ho detto prima io, è inutile che parli. Lo hai detto prima tu, ma l'ho pensato prima io. Secondo me tu mi stai leggendo nel pensiero, non è così? Non ti posso leggere nel pensiero. Oh sì, hai ragione. Ok, ecco, mancava il braccio. Manca la pallina di gelato. Oh no, siamo di nuovo 7-6, sono in vantaggio. Riuscirò a superarti? Credo proprio di no. Diavoletti, siamo al livello 22. Arriveremo al livello 50? Non lo so, voglio riuscire a salvare il nostro cagnolino. Sì, ok, adesso riposa un po' mentre io risolverò quest'altro livello. No, non riposo, non faccio vincere te. Ok, cosa manca qui? Cosa manca? Vinci, ma qui c'è tutto. C'è la lavatrice, c'è il detersivo, ci sono i vestiti. Cosa manca? Il cerchio della lavatrice non è chiuso. Come hai fatto ad indovinare? Hai proprio indovinato! Ok, adesso siamo 8-6. Sì, sono in vantaggio di 2 punti. Oh no, devo recuperare. Ok, Vinci, qui manca il sacco di Babbo Natale. Cosa? Ma sei stato velocissimo. Adesso siamo 7-8. Sono sempre in vantaggio? Sì, ma ti raggiungerò, non ti preoccupare. Ti supererò prima di quanto tu creda. Diavoletti, cosa sta guardando?
Queste lettere sono sfocate. Sono sfocatissime. Sì, secondo me ha bisogno degli occhiali. Adesso le vediamo molto aspetta, bene. Cosa? 8 a 8? Mi hai raggiunto? Sì, siamo 8 a 8 in pareggio. Non esiste, adesso devo superarti subito. Sposta questa mano. Aspetta. Guardate, diavoletti. Adesso ho gli occhiali e le lettere non sono più sfocate. Ok, mi sa che qui fa davvero molto freddo e questa persona ha un dito scoperto, quindi... Adesso il guanto aggiustato? Mancava un dito del guanto. Ti ho superato ancora. Oh no! Andiamo avanti! Qui manca questo. Siamo 9 a 9. Non per molto. Oh, diavoletti, questo disegno riguarda proprio un cagnolino. E adesso questo disegno mi fa pensare al nostro cagnolino. Hai proprio ragione. Oh, dove sei? Tada! Cosa? Ehi! Vinci? Mentre io stavo piangendo, hai fatto il livello? Eh sì, anch'io sono molto disperata per il nostro cagnolino, ma adesso arriverà. Dobbiamo solamente arrivare al 50° livello, ma tu stavi disperato così da piangere tantissimo. E mi son detto, adesso supero io il livello, no? Così saremo 10 a 9 e ti ho superato ancora una volta. Ok, diavoletti, vinci a 10 e io sono a 9, quindi adesso... Cosa manca in questo disegno? Aiutatemi! Cosa manca... C'è un albero. Forse manca un'altalena. Sì, mancava proprio un'altalena. Adesso siamo 10 a 10. Non per molto. Diavoletti? Aspettate, questa è un'isola. E questa persona ha bisogno di aiuto. E quando hai bisogno di aiuto si dice SOS. Cosa? Guardate, qui c'è una S, qui c'è una O. SOS! SOS si dice quando c'è un allarme. Ma adesso? Sono a 11, ti ho superato! Oh no, com'è possibile? Diavoletti, che bel cosa... camino. Sì, che bel camino, no, ma manca, manca... Non è un camino completo, levati! Cosa manca? Mancava il fuoco! Come hai fatto ad indovinare? Era un camino vuoto. Adesso siamo 11 a 11. Eh sì. Diavoletti, questa persona sta guidando, guardate. Cosa manca? Aiutateci. Anzi, aiutatemi, non aiutateci. No, aiutate me. Ce l'ho, ce l'ho. Manca il vetro. Guarda, questo è il vetro. Il vetro dello specchietto. Adesso siamo a 12 a 11. Eh sì. Sto vincendo? Ok. Diavoletti, siamo arrivati al livello 49. Il nostro cagnolino sta per ritornare da noi. Perché fai quel broncio? Dovresti essere felice. Perché voglio vincere la sfida. No, vincerò io questa sfida. Sì, mancava l'orario. Quindi, sto vincendo io? Siamo 13 a 12. Cosa? Non è possibile. L'ultimo lo vincerò io, spostati. L'ultimo lo vincerò io. Ok, questo è proprio un trucco di magia. Mentre metà del corpo è lì, l'altra metà dovrebbe essere proprio quassù. Cosa? Siamo 13 a 13. Il gioco è finito in pareggio. Siamo arrivati a livello 50, diavoletti. Adesso? Il nostro cagnolino dov'è? Oh, ladro! Stanno bussando alla porta. Andiamo subito. Vediamo chi è. Vinci, apriamo la porta. Cosa? Hop, sei tu? Hop, sei tu? Abbiamo il nostro cagnolino di nuovo. Sei sano e salvo? Sì, ci sei mancato davvero tantissimo. Sì, ci è mancato veramente tanto.